Esercizio 5, esperimento tubo Kunt, aperto chiuso. Calcola e conta le posizioni risonanti del tappo, cioè le lunghezze risonanti del tubo di Kunt, aperto chiuso, inizialmente lungo 1 metro, quando si mette un'onda armonica di frequenza 3,30 kHz e velocità del suono 330 metri al secondo. Fate pausa, provate a svolgere da soli, poi guardate lo svolgimento alla fine. Vediamo lo svolgimento. La frequenza è 3300 Hz, la velocità del suono in aria 330 metri al secondo, quindi calcoliamo la lunghezza d'onda V su F 10 cm. La mezza lunghezza d'onda 5 cm, un quarto di lunghezza d'onda 2 cm e mezzo. Quindi disegniamo il tubo chiuso a un'estremità e inizialmente aperto all'altra, tubo lungo 1 metro. E disegniamo anche come deve essere un'onda stazionaria in generale per poter risuonare all'interno del tubo aperto chiuso. Sappiamo che deve avere dalla parte aperta un nodo di pressione, la pressione lì non cambia mai, è la pressione atmosferica, non ci sono sovra e sottopressioni perché le particelle dell'aria si possono muovere e quindi la pressione non cambia. Invece deve avere alla parte chiusa un antinodo di pressione. Infatti quando le particelle d'aria si schiacciano contro la parte chiusa producono un aumento di pressione, quindi una sovrapressione. Quando invece le particelle dell'aria si allontanano dalla parte chiusa, producono una sottopressione. In questo momento io ho fatto il disegno in modo che qui ci sia una sovrapressione, ma la pressione dell'aria qui può diminuire e portarsi in sottopressione. Questo disegno rappresenta un caso generale di onda stazionaria risonante nel tubo aperto chiuso. Ora, lasciando aperta la parte destra, il tappo che va a chiudere il tubo si può mettere quindi in uno degli antinodi. È fondamentale fare il disegno in questo esercizio perché altrimenti è impossibile soltanto con le formule poter rispondere alle domande. Altra osservazione, in questo esercizio non cambia la lunghezza d'onda che è fissa, quindi l'onda è quella, è la lunghezza del tubo che si deve adattare a risuonare a quella frequenza e a quella lunghezza d'onda. Quindi ecco perché abbiamo diverse lunghezze risonanti del tubo. Il tubo più corto di tutti è quando il tappo, anziché qua giù, viene messo qui. Allora il tubo è molto corto perché la sua lunghezza è soltanto un quarto di lunghezza d'onda. Questa lunghezza, la più corta di tutti del tubo risonante, l'ho chiamata L1. Oppure il tappo lo possiamo mettere in posizione L2. In questo caso il tubo è lungo da qui che c'è il tappo alla parte aperta di qua ed è lungo esattamente 3/4 di lunghezza d'onda. Infatti vediamo un quarto, un altro quarto, un altro quarto. Quindi la lunghezza L2 da questa posizione a questa è, come indicato da questa freccia, 3/4 di lunghezza d'onda. Un'altra posizione risonante del tappo è quando si trova in quest'altro antinodo e il tubo allora è lungo L3 da qui fino a qua e la sua lunghezza è 5/4 di lunghezza d'onda e poi si prosegue 7/4 di lunghezza d'onda, 9/4 di lunghezza d'onda, come indicato anche qui, immaginando che ci sia una riga millimetrata che parte da 0 ed è tarata in centimetri, allora abbiamo L1 lambda quarti, L2 3 volte lambda quarti, L3 5 volte lambda quarti e così via. L'ennesima posizione risonante del tappo è un dispari di lambda quarti. Utilizzo il segno meno, 2n-1, partendo così con n uguale 1. Infatti con n uguale 1 ho il primo dispari 1, poi con n uguale 2 il secondo dispari 3, poi con n uguale a 3 il terzo dispari è 5 e 2n-1 è l'ennesimo dispari. Qui ho messo anche i valori in centimetri, L1 lambda quarti è 2 cm e mezzo. Poi 3 volte lambda quarti, 7,5 cm, 5 volte lambda quarti, 12,5 cm e così via. In pratica tra una posizione risonante e l'altra, L1, L2, L3 e così via, ci sono 5 cm perché c'è lambda mezzi, come vediamo, due antinodi, infatti sono due antinodi vicini, contigui, sono distanziati di mezza lunghezza d'onda, quindi di 5 cm. Perciò una volta trovata la prima posizione L1, 2 cm e mezzo, cioè lambda quarti, per trovare tutte le altre posizioni basta aggiungere ogni volta 5 cm, cioè lambda mezzi, quindi più 5 cm, più 5, più 5, più 5, fino ad arrivare a 100 cm che è la lunghezza dell'intero tubo. Io qui mi sono fermato, ma in realtà il tubo prosegue perché è lungo fino a 100 cm.
A voler essere più precisi, la scala centimetrata non deve partire dall'imboccatura del tubo, ma più o meno un centimetro dal di fuori, quindi un centimetro oltre l'imboccatura del tubo, perché sappiamo che nella parte aperta le onde sonore hanno l'impressione che il tubo sia un centimetro circa più lungo. Quindi la prima posizione risonante 2 cm e mezzo in realtà vuol dire che il tubo è lungo soltanto 1 cm e mezzo, perché poi c'è il centimetro aggiuntivo. Per esempio la seconda posizione risonante, la vera lunghezza del tubo è 6 cm e mezzo, perché poi c'è il centimetro aggiuntivo. E così via tutte le altre posizioni risonanti del tappo. Dunque abbiamo risposto alla domanda che dice di calcolare tutte queste posizioni. Ora resta da calcolare invece quante sono queste posizioni risonanti del tappo. La cosa più semplice è andare per tentativi e provare vari valori di n, quindi n uguale a 5, 6, 7. Quando arriviamo a 20, vediamo che la ventesima lunghezza del tubo, quindi L20, la calcoliamo facendo 2 per 20 meno 1, quindi 39, per lambda quarti, 2 cm e mezzo, e fa questo valore qui. 39, tra l'altro, sarebbe il ventesimo numero dispari, va bene. Ora 97 cm e mezzo vuol dire che siamo quasi arrivati alla fine del tubo, che era lungo 100 cm. Se noi proviamo n uguale 21, andiamo a calcolare la 21esima posizione del tappo, quindi la 21esima lunghezza risonante del tubo, allora abbiamo il dispari successivo, quindi era 39, adesso è 41. Infatti se mettiamo qua 21, 2 per 21 meno 1 fa 41. Per 2 cm e mezzo fa 102,5. Vuol dire che questa posizione del tappo non è accettabile perché siamo oltre la fine del tubo, che era soltanto 100 cm. O volendo considerare il centimetro che abbiamo aggiunto, il tubo diciamo che è lungo 101 cm, ma siamo comunque oltre la fine del tubo, 102,5 cm. Quindi l'ultima posizione risonante è la ventesima. Quindi in conclusione possiamo porre il tappo in 20 posizioni diverse. La prima posizione è rientrata di 1,5 cm dall'apertura del tubo, la seconda 6,5 cm, 11,5 cm e così via, fino alla ventesima posizione, che è l'ultima e che è rientrata di 96,5 cm dall'imboccatura del tubo. Qui ho scritto un piccolo approfondimento per calcolare quante sono le posizioni risonanti del tappo. Abbiamo visto che sono 20, però invece di trovare questo n uguale 20 per tentativi, un piccolo approfondimento per trovarlo in modo generale. La lunghezza ennesima del tubo Ln è un dispari di lambda quarti, 2n meno 1 lambda quarti, bisogna richiedere che sia minore o uguale di 101 cm, perché il tubo è lungo 100 cm più il centimetro aggiuntivo qua. Quindi è un'equazione, è una disequazione di primo grado, si trova n, quindi 2n meno 1, lambda quarti è 2 cm e mezzo, si ricava n e si trova che deve essere minore o uguale di 20,7, quindi n deve essere massimo 20. Perciò ecco che le posizioni risonanti del tappo sono 20 e le lunghezze possibili del tubo sono 20.